vediamo l'inizio di questo esercizio numero 13, soltanto l'inizio, perché invece di dare l'angolo alla base del piano inclinato vengono dati due dei tre lati, e in questo caso in particolare viene data la lunghezza del piano inclinato, sarebbe l'ipotenusa, 1 metro, e l'altezza, 51 cm. Conosciamo la forza peso del blocco e vogliamo conoscere le componenti forza peso perpendicolare e forza peso parallela. Se avessimo l'angolo alfa, sapremmo già come fare, perché faremmo seno e coseno di alfa. Invece in questo caso abbiamo l'ipotenusa, quindi la lunghezza del piano, 100 cm, e l'altezza, 51 cm. Volendo, con questi due lati potremmo anche calcolare il valore dell'angolo alfa, ma non ci serve. Ci conviene invece sfruttare la similitudine fra il triangolo rettangolo che rappresenta il piano inclinato e i triangoli rettangoli che si vengono a formare con la forza peso e le sue componenti. Impostiamo una semplice proporzione tra i lati corrispondenti. Cominciamo con la forza peso parallela. In questo triangolo la forza peso parallela è il cateto opposto all'angolo alfa. Il suo corrispondente nel triangolo grande, diciamo così, del piano inclinato è il cateto opposto all'angolo alfa, è l'altezza. Quindi scriviamo che la forza peso parallela sta all'altezza e per completare la proporzione utilizziamo la forza peso. Quindi, come la forza peso, questa sta alla lunghezza del piano, cioè l'ipotenusa 1 metro. Infatti, in questi triangoli qua, la forza peso rappresenta l'ipotenusa, essendo il lato opposto all'angolo retto. Allora il suo corrispondente nel triangolo del piano inclinato è l'ipotenusa del piano inclinato, che è lunga 1 metro. Quindi questa è la proporzione. La forza peso parallela sta all'altezza del piano inclinato, come la forza peso sta all'ipotenusa, cioè la lunghezza del piano inclinato. Queste tre quantità le conosciamo. L'incognita è la forza peso parallela, quindi facciamo la formula inversa. Questa proporzione la possiamo anche scrivere con il segno di divisione in forma di rapporto, quindi forza peso parallela diviso H uguale forza peso diviso L. Ricaviamo la forza peso parallela moltiplicando H per FP diviso L. Ecco qua. Si tratta della regola che conosciamo già, secondo cui, per esempio, per trovare un estremo bisogna moltiplicare i medi e dividere per l'altro estremo. Infatti H per FP è il prodotto dei medi diviso l'altro estremo diviso L. Andiamo a sostituire i numeri. H e L sono 51 cm e 100 cm, forza peso 19,6 N, e quindi la forza peso parallela è 10 N, che è un risultato ragionevole perché, essendo un cateto di questo triangolo rettangolo, è sicuramente più corto dell'ipotenusa. L'ipotenusa è la forza peso, 19,6 N, giustamente questo cateto è più corto, 10 N. Ora dobbiamo ricavare l'altra componente, la forza peso perpendicolare. Potremmo impostare una proporzione simile. La forza peso perpendicolare è il cateto adiacente all'angolo, quindi sta al cateto adiacente all'angolo del piano inclinato. Questo è il cateto adiacente all'angolo, è la base B. Quindi forza peso perpendicolare sta alla base B, e di nuovo utilizziamo la forza peso e la lunghezza del piano per terminare la proporzione. Dopodiché la riscriviamo questa proporzione utilizzando quest'altra simbologia: forza peso perpendicolare diviso B uguale forza peso diviso L. Dovremmo trovare la forza peso perpendicolare. Prima però dobbiamo trovare la base, perché noi la base non la conosciamo, ma ce la possiamo ricavare con il teorema di Pitagora. Infatti conosciamo l'ipotenusa, conosciamo l'altezza, e quindi la base è l'altro cateto, si trova ipotenusa al quadrato meno l'altro cateto al quadrato, quindi 100 al quadrato meno 51 al quadrato e fuori della radice centimetri. Però non è neanche necessario fare questo procedimento, possiamo fare ancora prima applicando direttamente il teorema di Pitagora ad uno di questi due triangoli. Infatti noi, per esempio in questo triangolo qui o in questo, vogliamo calcolare la lunghezza di questo cateto, sarebbe la forza peso perpendicolare, e conosciamo l'ipotenusa, 19,6 N, e conosciamo anche l'altro cateto,
che è la forza peso parallela, l'abbiamo calcolata prima, sono 10 N. Quindi di questo triangolo rettangolo noi conosciamo già due lati e possiamo ricavare il terzo, la forza peso perpendicolare, con il teorema di Pitagora. Per trovare la forza peso perpendicolare basta prendere l'ipotenusa, che è la forza peso, al quadrato, meno l'altro cateto al quadrato. L'altro cateto è questo, è 10 newton al quadrato, ed estrarre la radice quadrata. È il teorema di Pitagora inverso fatto su questo triangolo qua. Alla fine troviamo una forza peso perpendicolare di 16,9 newton, che è un valore ragionevole per due motivi. Intanto perché è minore di 19,6 newton, come è giusto, perché un cateto è sempre più corto dell'ipotenusa. E l'altro motivo per cui è ragionevole questo valore è che la forza peso perpendicolare è più lunga della forza peso parallela. Come si vede anche dal disegno, infatti la forza peso perpendicolare deve essere più lunga della forza peso parallela. Ricordiamo infine che non è sempre vero che la forza peso perpendicolare supera ed è più lunga della forza peso parallela, dipende dall'angolo. Quando l'angolo alfa supera i 45 gradi è la forza peso parallela che è più lunga della forza peso perpendicolare.